Un altro mistero che circonda Alone in the Dark sono questi quadri misteriosi, come potete ben notare. In questa stanza che porta al, diciamo, alla biblioteca e al rifugio segreto di Jeremy, troveremo il quadro di questo cacciatore qua e il quadro di un indiano, entrambi appunto ispirati dalla mitologia di Lovecraft. Se tenteremo di attraversare la stanza, verremo colpiti dall'ascia di questo cacciatore che tende inoltre a inseguirci, per non parlare delle frecce di questo indiano che tenderanno inoltre a ucciderci, come potete ben vedere. Infatti, ragazzi, storicamente nella mitologia di Lovecraft, il cacciatore e l'indiano erano due nemici mortali, appunto a maggior ragione. Entrambi posti da un verso all'altro tendono a guerreggiarsi. Chiunque tendono inoltre anche a guerreggiare chi tenta di invadere il loro territorio. Infatti, lo spirito maligno del cacciatore lo si può affrontare, o meglio, diciamo, coprire con questa coperta indiana. Infatti, lo spirito indiano tende a sconfiggere il cacciatore. Inoltre, in questo corridoio, seguendo sempre, troveremo lo spirito di un indiano che tende a proteggere la stanza di Jeremy. Un grande protettore, appunto, uno spirito benevolo, se vogliamo dire tra virgolette benevolo, che è rimasto fedele anche a Jeremy durante la sua morte e infatti tenderà a proteggere la sua stanza e la biblioteca fino proprio alla fine. Inoltre, ragazzi, tendo inoltre a ricordare che anche l'indiano è uno spirito presente nella mitologia di Lovecraft, che protegge il proprio padrone fino alla fine. Questi sono inoltre i quadri nati dalla mente malata di Jeremy Hartwood proprio in momenti di follia. Infatti, come spiegavano determinati file, in un momento di follia persino anche il suo lavoro di pittore poteva essere compromesso. Tendo inoltre anche a ricordare, ragazzi, che ci sono altri quadri che, vabbè, è inutile che ve li faccio vedere, li avete già visti durante il corso del gameplay stesso. E inoltre, ragazzi, se tentiamo di attraversare, ripeto, ancora la stanza, veniamo uccisi. Esiste anche una piccola particolarità. Nell'Alone in the Dark versione floppy è presente anche l'ascia come oggetto. Si può anche prenderla, l'ascia del cacciatore come oggetto, ma soltanto però nella versione a floppy, perché l'oggetto è da scegliere come combinazione per eliminare, diciamo, una protezione di gioco, perché nel gioco stesso, se tu proseguivi e non sbloccavi la protezione, automaticamente Carnby moriva. Ragazzi, questa era una delle tante altre particolarità che ci sono in Alone in the Dark. Ce ne sono ancora alcune che vi mostrerò volentieri, che però pian piano le caricherò. Grazie ancora per aver seguito il video, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!